Buona giornata a tutti, anche oggi facciamo un video per darvi alcune informazioni in merito all'evoluzione delle strategie per arginare la diffusione del coronavirus. Già registriamo un dato significativo, dopo gli accorati appelli di ieri da parte di tutte le istituzioni, abbiamo registrato che molta meno gente gira per la città e questo è un dato positivo perché, come abbiamo sempre detto, chi può deve restare assolutamente a casa ed è per questo che il primo pensiero di solidarietà va a coloro i quali invece sono costretti, devono andare a lavorare. Comprendo perfettamente le loro preoccupazioni perché anche noi qui dobbiamo venire ogni giorno a fare il nostro compito, a svolgere il nostro dovere per garantire i servizi essenziali ai cittadini. Così come un pensiero lo voglio rivolgere ai ragazzi che in questo momento devono essere un po' come dei leoni in gabbia, ma sappiano che questa brutta avventura finirà e quando finirà avremo bisogno della loro energia, della loro vitalità per rendere Pordenone ancora più viva, più bella, più fresca. Abbiamo bisogno del loro entusiasmo. Lo conservino per quando sarà finito questo incubo, perché dovremo metterci insieme per dare energia a Pordenone ad essere ancora più forti. Così come il mio pensiero va alle persone anziane, alle persone malate, alle persone sole che uniscono alla loro prostrazione anche l'angoscia e la preoccupazione per un momento così difficile. Sappiano che ricevono un abbraccio virtuale attraverso il sindaco di tutta la comunità, ma che noi siamo a loro disposizione. Se c'è qualche necessità, non esitino a contattarci. In particolare per quelle persone che sono sole o ammalate o in condizioni di gravi difficoltà e che non hanno nessuno che può svolgere per loro il compito di fare la spesa o comprare i farmaci, ma esclusivamente coloro i quali non hanno davvero nessuno e quindi non possono uscire di casa e non hanno nessuno che può fare per loro questo servizio, abbiamo attivato un numero di telefono a cui rispondono i volontari della Protezione Civile unitamente a quelli della Croce Rossa Italiana e li ringrazio tutti perché sono volontari che si mettono a disposizione in un momento così difficile, che sono disponibili a fare la spesa, a comprare i farmaci per loro conto. Questo numero è lo 0434 392 290. Lo ripeto, 0434 392 290 ed è operativo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. Questi volontari verranno a casa vostra una volta chiamati, prenderanno i soldi rilasciandovi una ricevuta, andranno a fare la spesa o a comprare i farmaci e poi ve li porteranno dandovi anche il resto. Per tutti gli altri che non vogliono uscire di casa e vogliono farsi portare la spesa a casa, sul sito del comune è disponibile l'elenco delle attività che forniscono questo tipo di servizio. Vi prego però di fare attenzione, ci sono arrivate delle segnalazioni di persone che ricevono a casa questo tipo di servizio di spesa a domicilio, ma poi non mantengono le distanze. Dobbiamo essere noi i primi avversari del contagio del virus, per cui quando fruite di questo servizio mantenete comunque le distanze, non prendete le borse direttamente, cercate di avere tutte le cautele del caso, fermo restando che queste indicazioni le trovate comunque sul sito del comune. Per venire incontro a quanti devono venire in città o devono spostarsi in città, perché devono necessariamente, obbligatoriamente, in maniera improcrastinabile, andare all'assicurazione, andare in banco, andare in posta, ripeto, per obbligo, non perché vogliono spostarsi da casa, abbiamo deciso di rendere gratuiti i parcheggi su strada a partire da lunedì fino a venerdì 27. Questo non significa sospendere gli abbonamenti, lo dico chiaramente, so che qualcuno storcerà il naso, c'è solo la possibilità di parcheggiare gratuitamente e comunque si parcheggia solo per reali necessità. Non possiamo sospendere gli abbonamenti perché terminata questa emergenza dovremo mettere soldi a favore delle attività che sono state duramente colpite dalla crisi e a favore delle famiglie. Non potremo reggere anche la restituzione degli abbonamenti in questo momento. Si può parcheggiare gratuitamente fino al 27, il 30 dovremo riattivare il pagamento per ragioni puramente giuridiche, fermo restando la possibilità qualche giorno dopo di prolungare il non pagamento in caso di necessità. Attenzione però, lo ripeto. Questo è un provvedimento per dare incontro a chi debba necessariamente spostarsi e per non appesantire le difficoltà che già stiamo vivendo. Non significa poter venire in città perché tutto è chiuso, non c'è assolutamente nulla. E comunque continuano i controlli da parte delle forze dell'ordine che vi chiedono l'autodichiarazione che deve specificare le ragioni per cui vi state muovendo e vi state spostando. In caso di dichiarazione mendaci sappiate che ci sono 206 euro di ammenda e ci si sporca la fedina penale. Non vale la pena correre questo rischio, conviene invece rispettare tutti quanti insieme le regole.
La regione ha appena annunciato, sta provvedendo ad una riduzione del trasporto pubblico locale, sia extraurbano che urbano, di circa il 30%. Questo perché dobbiamo spostarci poco e dobbiamo farlo esclusivamente per casi comprovati di necessità, che sono di lavoro o di salute. Ne approfitto per dare anche qualche chiarimento. Ci sono persone che mi chiedono come devono fare per portare fuori i loro cani, perché le aree sgambature sono chiuse. Beh, guardate, in questo momento non possono fare sgambature neppure i bambini, figuriamoci i cani. Le norme sono chiare, e cioè si esce, come ha detto la prefettura, esclusivamente sotto casa propria, si possono portare gli amici a quattro zampe a fare un giretto, portarli nella prima area verde disponibile per sgranchire le zampe, per poter fare i loro bisogni, e poi si torna a casa. Non è proibito fare attività fisica, non è proibito fare delle passeggiate, ma la prefettura ha chiarito che devono essere passeggiate brevi, essere soli e non in gruppo e nelle prospicienze di casa propria. Alcuni mi hanno detto che queste misure restrittive non hanno ancora sortito gli effetti desiderati, per cui sta aumentando il numero dei malati. Attenzione, il numero dei malati in questo momento aumenta perché sono coloro i quali hanno contratto il virus nelle settimane precedenti, superato il periodo di incubazione, ora manifestano tutti i sintomi. È evidente che queste misure di contenimento e di sicurezza, forse se ne arriveranno anche di altre più stringenti, può essere, potranno mostrare i loro effetti solamente nelle settimane successive. Serviranno almeno 15 giorni per poter testare, valutare, asseverare, certificare la validità di questi provvedimenti. E ovviamente la loro forza, la loro efficacia dipende esclusivamente da noi e dai nostri comportamenti. Ci sono anche delle buone notizie. L'attività del comune non si è mai fermata, abbiamo fatto aggiunta anche ieri. Oggi abbiamo aggiudicato, abbiamo attribuito al vincitore della gara Villa Cattaneo. Villa Cattaneo che è l'ennesimo contenitore che non aveva un destino e che noi abbiamo finalmente rinnovato, abbiamo dato nuova vita. Conterrà un'associazione temporanea d'impresa costituita dal Polo Tecnologico e da un'importante azienda tecnologica del nostro territorio per diventare polo di eccellenza nel campo della scienza e della tecnologia applicata all'impresa. Significa portare a Pordenone persone, lavoratori, dipendenti, ma soprattutto teste, cervelli, intelligenza, scienza. E mai come oggi ci rendiamo conto dell'importanza di avere anche qui nella nostra città poli di questa natura, perché ci rendiamo conto quanto sia importante la tecnologia, magari per lavorare da casa e non in un ufficio in un momento di difficoltà e di emergenza come quello del coronavirus. Abbiamo approvato anche il progetto esecutivo per il parcheggio di Via Vesalio. Era una richiesta che veniva fortemente dalla comunità di San Gregorio, che risolverà il problema dei parcheggi e dei bambini da portare a scuola. Fermo restando che questo cantiere, come tutti gli altri cantieri che abbiamo in corso o che vogliamo sviluppare durante quest'anno, oggi sono gravati da un enorme punto interrogativo, perché l'emergenza virus ovviamente può portare alcune aziende a non voler lavorare o non poter lavorare. Noi speriamo che in assenza di un decreto che blocchi tutti i cantieri si possa procedere almeno fino, ripeto, a nuovo ordine, anche perché sarebbe bello che la città, una volta terminata questa fase così angosciosa, potesse brillare di nuova luce. Se così non sarà, li riprenderemo appena possibile, confidando anche nella comprensione delle persone. Infine, voglio fare un appello che può sembrare un appello retorico, un appello anche inutile e superficiale rispetto al momento di emergenza, ma così non è, ne sono profondamente convinto. Dobbiamo esporre fuori dalle nostre finestre, dai nostri davanzali, dalle nostre case il tricolore. Dobbiamo cioè dimostrare che siamo uniti, che ci siamo, stiamo combattendo una guerra. La stiamo combattendo con coraggio e con responsabilità contro un nemico invisibile. Se il nemico è invisibile, noi non dobbiamo dimostrare che la città è un cimitero di anime e di spirito. Al contrario, dobbiamo dimostrare compattezza, unità, orgoglio, far sentire che ci siamo, che siamo uniti solidalmente in questa battaglia. Credetemi che rinfrancare i cuori, puntare sull'orgoglio è sicuramente un buon antidoto contro la depressione del coronavirus. Distanti per colpa del virus, ma uniti per combatterlo in una battaglia che vinceremo di sicuro. In bocca al lupo a tutti.